Ed eccoli qua di nuovo, siamo rientrati dopo la pubblicità. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un giro veloce, Franco, per vedere questi stand che hanno allestito, no? Allora adesso ci troviamo già, e mi segui, al Circolo Centro Storico. Eccoli qua, sempre con noi Zio Mario, dobbiamo dirlo. Grande, allora, come sta andando? Benissimo. Alla grande. È troppo forte. E come state cucinando? Benissimo. Secondo te? Adesso io l'assaggio, guarda, vi prendo un pezzo di salsiccia, fra. Mi guarda. Mi lo mangia. Salsiccione. Che bello che siete voi. Che bello che siete. La carne di cavallo, assaggia. Ah, che mi tenete siete? Parlate voi. Che mi tenete siete? Questa è il Cesare. Telegi. Assaggio anche la carne di cavallo. La più forte è la Telegi. Telegi più forte. Poi però dopo vengo a mangiare perché sennò non riesco a parlare. Allora, arriviamo. Lascialo perdere ancora. Un saluto che volete voi, come volete voi, perché questi ragazzi veramente si prostrano per noi, dobbiamo dire così. Vabbè, comunque noi facciamo comunque un saluto a tutti. Vai. A tutti i cucinatori, tutti qua. E come si saluta poi veramente in sassarese? Qual è il saluto? Tanti anni! Allora, 7 anni dal Circolo Storico, Centro Storico di Sassari. Ci rivediamo dopo perché mi vengo a mangiare una cosa fra, perché c'è. Non riuscivo neanche a parlare. Ci spostiamo velocemente negli altri, veloci Franco, perché il tempo corre. Via, in mezzo al fumo. Entriamo al volo anche qua, Franco. Lo so, è difficile seguirmi adesso, però guarda cosa ha detto, cosa potevamo fare con questa pancetta? Asfaltare Baiona la Crucca. Tutta Baiona la Crucca. Allora, io sono venuto appositamente qua per assaggiare quello che hanno cucinato il nostro comune, chiamiamolo così in generale. Però non c'è più niente. Avete già dato tutto. Guarda sulla graticola cosa c'è. C'è la pancetta, ma con quella pancetta ha detto che poteva asfaltare tutto, non mi ricordo che cosa. Però deve, guardi, Noi cuciniamo, gli altri fanno finta, il problema è quello. Ah, è lì la cosa. Ma l'augurio. Se abbiamo pancetta da qua a Platamona. Qui si può asfaltare la Buti. Okay. Io che sono assessore alle manutenzioni posso asfaltare tutta Sassari a pancetta. Bella questa cosa. Allora, facciamo una cosa, qual è l'augurio che dà il comune a Sassari? A tutti i cittadini il miglior Ferragosto dell'anno. E ovviamente i migliori. Dopo l'arrostita cosa c'è? Il comune lo deve sapere. Dopo la festa dell'arrostita c'è Candelieri. A cent'anni, ma infatti bisogna adesso al 14. Ma tra 100 anni ci ritroviamo di nuovo qua per l'arrostita. Sì, non lo so. Saremmo messi Penso bene. Di no. Va bene, qui anche lo stesso consiglio comunale, amministrazione, insomma, tutti quanti. E il geometra, dobbiamo farlo vedere. Lui è il geometra del comune, che lo devo far vedere, che ogni anno si fa, non lo voglio dire perché... Ok, andiamo Franco, spostiamoci, andiamo a salutare gli altri, grazie. Allora, avete visto ma quanta roba fanno questi qui? Un bel di roba, guarda come cucinano. Franco, io non so, riuscire a salutare tutti non è facile, Insomma, sono tantissimi. Andiamo avanti in mezzo al fumo. Ci facciamo strada e entriamo qua, ne prendiamo due al volo, andiamo qui in mezzo mentre stanno tagliando la carne, Franco, così li vedi. Allora, come sta andando questa cosa? Sta andando benissimo, bene, come da previsione. Come da previsione? Esatto. Siamo a 100.000 persone? Da qui non posso valutare, però immagino di sì. Avete già fatto fuori quasi tutto? Sì, siamo a buon punto. Quindi... La gente ancora ha fame, vuole mangiare, soprattutto vuole assaggiare. Perché ho visto molti turisti che sono curiosi di conoscere. Ma anche noi siamo venuti sapori. A assaggiare. Anche noi, perché sì. Non siamo turisti. Infatti io rubo un pezzo di... Manca il sale. Non importa. Capocollo. Tenerissimo, ve lo devo dire. Grazie. Franco, lo dico anche a te che sei dall'altra parte. E allora... Anche per voi, com'è il saluto sassarese? Il saluto classico. No, l'augurio sassarese. A cent'anni. Allora, Franco, grazie. Andiamo a salutare. Voi eravate? Perché noi siamo il Circolo Sacro Cuore. Il Circolo Sacro Cuore. Tra l'altro, anzi, ne approfittiamo. E io sono molto legato a questo circolo, non perché ci vada,
ma perché nella mia famiglia non l'ho mai fatto, lo faccio oggi, ne approfitto, editore, tanto due me ne dà e quindi uno glielo dico. Approfitto per salutare la famiglia Boe, io sono il genero di Fausto Boe. Sì. Approfitto per salutarla, saluto anche i miei figli, mia moglie. Carissima persona Fausto. È l'amico intimo di mio cognato, Buonanima, è un gran uomo. Siamo stati sì molto amici, devo dire. Ed è amico di tutta, anche con tutta la famiglia, sì. Tra l'altro il nostro socio. Bene. Allora, li ringraziamo e andiamo dagli altri. Grazie mille, ragazzi. Franco, seguimi, entriamo anche qua un attimo. Passiamo vicino alle graticole, così mi metto al forno. Guarda, il signore sta battendo le percussioni con paletta e forchetta. Come sta andando? Benissimo. Penso di sì. Non importa, tanto sono vestito a tovaglia, fatto apposta. Vedi che hanno ancora la salsiccia lì sopra. Dai, la giriamo. E la gira, e ci fa vedere anche come la gira, no? Ovviamente. Guarda, guarda, è un'arte. E voilà, guardali. Sembra quasi una lumaca. Te ricorda un po' la lumaca, no? Sì. Allora, quanta carne avete cucinato finora? Quasi tutta. E la gente come rispondeva? C'erano persone? La gente all'inizio erano tutti lì, tutto a me. E poi hanno iniziato a mangiare quelli, si sono. Voi che gruppo siete? Perché io da qua non lo vedo. Cullesio. Di? Sassari. No, di che zona? Zona del Monte. Il Monte. Circoscrizione numero 3, okay. Dentro la circoscrizione. Bene. Quanti siete? Perché io non l'ho ancora chiesto, quanti gruppi sono in tutto? Mi sembra siano 16 o 17. 16, quindi se non abbiamo l'occasione di farlo vedere tutti ci scusiamo, perché ovviamente. Però, insomma, non abbiamo assaggiato niente da voi, ma veniamo a mangiare dopo, ovviamente, così vediamo poi. Se non mi sbrigate non le mangiate. Grazie, continuiamo. Franco, salutiamo anche il circolo qua del Monte e entriamo invece dove stanno cucinando le melanzane. Vedi qua, belle, le melanzane che bollono, no? Franco, prima o poi cucinerai anche la telecamera, così? Antonio! Andiamo in mezzo noi, ci buttiamo in mezzo e vediamo che stanno muovendosi qua a mettere da mangiare. Oh! Allora, cosa? Allora, questo è il circolo Mulineddu. Sì. Zona? Corso Trinità, centro storico. Corso Trinità, centro storico. Vecchie mura. Come sta rispondendo la gente a quello che preparate voi? Bellissimo, sempre alla grande. Vero, la gente è disposta a spingere pur di mangiare quello che preparate. Se ci ho detto, mi intervistate, mi hanno fatto il piatto di salsiccione a me. Vabbè, non importa, lo mangiamo dopo io e te, che te ne frega, ne troviamo un pezzo. Mi hanno fatto il piatto di salsiccione. Ci mangiamo due melanzane dopo. Vogliamo fare un augurio alla gente del centro storico? Sì, a cent'anni. A cent'anni. Franco, vai che lo dice di nuovo. A cent'anni a tutto il Sassari. Bene, allora anche il circolo Mulineddu l'abbiamo visto e passiamo allo stand successivo. Stand successivo. Arriviamo anche da voi. Allora, dove vado? Non so dove andare. Loro, guarda come distribuiscono da bere, Franco. Cioè, insomma, i circoli sono talmente tanti. Questo è l'Acli Latte Dolce, quindi, no, lui no, vai a riprendere di là, io parlo con lui. Dimmi, aspetta, dopo bevo, assaggio, anzi no, Franco, facciamo una cosa, mi fa assaggiare il vino, vai, il vino fammi assaggiare, vai. Mettilo che l'assaggio. Quello mio, no, questo, il mio personale. Il tuo personale, tu intanto Franco fai due riprese là che io assaggio. Il nostro. Assaggiamo il vino. Me lo dai così io vado a assaggiarlo da loro, lì in mezzo, guarda, un bianco, visto che abbiamo assaggiato il rosso fino adesso, assaggiamo il vino bianco. Intanto, se vuoi puoi parlare, come sta andando? Bene sta andando, sta andando bene. Come sta andando? Vieni qua a parlare con me, come sta andando? Intanto che lui mi versa il vino. Di lusso. Bene, di lusso, Franco. Benissimo. Sta facendo vedere le cose. No, intanto, guarda, allora. Come ha risposto la gente? Di lusso, contentissimi tutti. Intanto mi versano un vinello, poco, perché così lo assaggio. C'era più affluenza dell'anno scorso, bellissimo. Allora, tutti contenti, bellissimo. Tutto bene. Tutto bene. Questo è il circolo? Ah, Latte Dolce, i Buffoni. Allora, una cosa così che devo dire a tutto Sassari. Vai. Stiamo vincendo i tornei più forti di Mariglia. E quindi invitiamo la gente a iscriversi a questa cosa, no? A novembre abbiamo un altro.
torneo di Marina, niente di strano che non veniamo a trovarvi. Allora facciamo una cosa, prendiamo a Sassari, a Latidozzi, a Zentano. Di lusso. È buonissimo. Lo finisco, Franco. No, lo finisco, poi torno dopo. A tutti quelli che sono a casa ovviamente non lo possono assaggiare, però ve lo posso garantire. Una meraviglia. Li lascio e vado a trovare un attimo gli altri, così andiamo a chiusura. Grazie, ci vediamo dopo. Andiamo a chiusura. Aspetta, aspetta che voglio riprenderla Monica velocemente. Monica, com'è andata? No, al volo. Continuo a mangiare, a bere, a servire. Quindi non dimagrirai mai. Spero di no. Dai, va bene così. Andiamo, andiamo, Franco. Dobbiamo buttarci qua. C'è sempre l'assessore per noi. Che io sto trovando l'assessore che vuole asfaltare, mi sa, tutta la piazza con la pancetta che hanno ancora lì. Così ci hanno detto che con la pancetta... Sacrificarci non vogliamo. Ha messo 250.000 euro per la... Sono venuto a salutare il circolo Endas. Che diciamo ovviamente, circolo Endas di... Monami. Della zona, dobbiamo sapere la zona. Monte. Anche questo. Via Gabriele D'Annunzio 61. Bene, pubblicità mi piace. Alto. Monte Rosello Alto. Di fronte ai giardini tipici. È un circolo che ha una storia con l'Endas, perché esiste da tanti anni. Forse uno dei primi. Uno dei primi dell'associazione. E magari è rimasto ancora così come tanti anni fa, vero? Certamente sì. Allora, facciamo una cosa, da quando lo gestisco io, però ricordiamo, il circolo Endas, mon ami, ce ne due. Uno è a Plumenardi. Bisogna non confondere le due cose. Che non mi interessa più. Va bene, comunque facciamo una cosa, invitiamo le persone di Sassari che possono andare. Noi siamo circolo mon ami Endas, via Gabriele D'Annunzio 61. E quanti anni è che viene qua all'Arrostita? La settima che faccio. Sette edizioni, quindi. Sette edizioni. Tra le sette edizioni, qual è stata la più bella che si ricorda? Ma per noi sono tutte belle. Ogni anno è festa, no? Eh? Allora salutiamo anche il circolo del monte. Mon ami. E andiamo avanti, cerchiamo di salutare un po' tutti prima di finire e poi veniamo a assaggiare due cose da voi. D'accordo, grazie. Andiamo, guarda la gente che aspetta. Volete da mangiare? Volete mangiare? Non vogliono mangiare. Vedi come ti avvicini col microfono e ti dicono no, non mangiamo. Di dov'è signora? Di Sassari. Sassari. Quanti anni è che partecipa a queste edizioni? 5 anni. Lui è? La prima volta. La prima volta. Compagno. È il compagno. Però è di Sassari. Sì, sì, sì. Lei è da sempre? È proprio da sempre. Cioè la manda da sola la... No, siamo da poco insieme. È una cosa, è un festeggiamento. Sì, sì, sì. Allora cosa dobbiamo dire a questo caso? Tanti auguri. Viva Sassari, a 100 anni. Bene, abbiamo anche visto gente che si sposerà prima o poi. Intanto vedi che la gente continua ad aspettare. Non mi ricordo più dove siamo andati, dove dobbiamo andare. Siamo guarda che li salutano. Siamo arrivati in un altro circolo. Certo, è bello, sì. Circolo è il Raggio d'Oro, questo è bellissimo. Il Raggio d'Oro della Raggio zona d'oro. di Sassari. Sì, no, di Sassari sicuramente. Corso Vittorio Emanuele, vicolo chiuso. Quindi al centro storico, certo, il centro storico, sì, certo. Le faccio una domanda, ma quanti soci ci sono nel vostro circolo? Ma è un pezzo, se no un 150, un 180 euro. E all'interno del circolo che cosa si fa? Si fa la gente. Si beve, si mangia, si. Si gioca a carte, bariglia, eccetera, tante cose che si fanno. E come festa, a parte che so che fate le favettine. Certo, facciamo così. di tutto, perché è un circolo meraviglioso. Del 1945, 66 anni. Cioè, gli anni che ho io. È nato con il circolo. È un circolo, sì, certo, un circolo bello. Ascolti, invece questa arrostita, questa ziminata, chiamiamola così, anche se Zimino non ce n'è più. Certo. Com'è andata? Come sta andando? È andata benissimo, c'era il sindaco, gli assessori e tutti quanti. Che hanno partecipato? Ha partecipato alla arrostita di Piazza Colonna Mariana, bellissima, è fatta bene. La gente è contenta. Certo, sarà contenta, sì, c'è altro. Bene, vogliamo fare un augurio ai sassaresi? Certo, grazie, tanti auguri e buone feste. E altrettanto. Allora, andiamo, hai visto, vedi che qua c'è la melanzana, dobbiamo salutare i ragazzi che cucinano, che stanno al caldo, ve lo posso garantire? Senti. Vieni. Poi dovete notare una cosa, ve li faccio vedere, uno a destra e uno a sinistra, mi metto in mezzo. Voi non avete notato durante tutta la trasmissione che le persone che
cucinano le melanzane, hanno tutti i baffi. Vero. Perché? Perché c'è il più forte. Non l'abbiamo mai notato, io la verità non dovete guardare, chi ha la griglia ha tutti i baffi. Questo non lo sapevo. Una cosa strana, perché il baffo poi porta caldo anche. Sì. Quelli a c'hanno i baffi sono i più belli, i più simpatici. Nascondono un po' le cose. Sono le cose loro. No, d'estate pigliano la neve d'estate, come oggi. La neve di oggi. Caldo, ovviamente. Le di cenere. Secondo voi è andata bene, sì? Sì. No, ma ogni anno qua va bene. E vi state divertendo? Sì. Ecco, allora l'importante è quello, che ci si diverte, che sia sempre. Allora, questa è una cosa che si fa, o la fai con passione, se no conviene andartene. No. Noi siamo da stamattina qua a lavorare, preparando tutta la roba. Infatti, quello che io sto ripetendo dall'inizio della trasmissione è che queste persone, ve lo devo dire, lo fanno a livello gratuito. Quindi non è che vi devono dare per forza le cose, ve le stanno servendo con generosità e con piacere, perché lo fanno veramente da tanti anni. È un sacrificio e sappiamo. Venerdì, Piazza Tola, io sono andato a letto alle 4:20 del mattino. Perché hai piazzato la, ricordiamolo cosa c'era. La sagra delle melanzane. La sagra delle melanzane. Alle mezzo delle melanzane. E noi purtroppo ce la siamo persa, ma non per niente, perché noi stavamo facendo altre 2000 cose. Però, allora, facciamo una cosa. Siccome non è che riusciamo a salutare tutti quanti i circoli che ci sono, e ve ne dispiace, lo dico pubblicamente, se non siamo venuti la prossima volta sicuramente verremo da voi. Quello che vogliamo fare insieme a voi, magari con qualcuno che ci versa un bicchiere di vino, via, ce lo versa a tutti. Così intanto andiamo in chiusura della trasmissione e brindiamo, ricordando ovviamente le cose. Una tazza di vino, che facciamo un bel brindisi di chiusura per questa nuova edizione, cioè edizione 2012 dell'Arrostita, dove Franco sta prendendo fumo, io cerco di spostarlo, non so se ci vedi o non ci vedi. Però eccolo qua, tutti col vino in mano, così facciamo un saluto. Intanto vi ricordo che TeleG entra nelle vostre case tutti i giorni, cerca di farlo nel modo migliore possibile, la consideriamo la piccola di casa al servizio della città. Ringraziamo tutti quelli che hanno lavorato e che lavorano a questa manifestazione per farla diventare un evento meraviglioso come tutti gli anni. E cos'altro dire? Posso dire io? Certo. A Sant'Anno. A Sant'Anno, arrivederci alla prossima edizione, grazie per essere stati con noi, ciao. Ciao. La minzara in forum è buona assai di chita, è meglio di da fava, più buona di d'anghita. Ma se con chita vedi, curagli e pevarori, ti friggi un bella canna, la minzara, la minzara. Ti friggi un bella canna, la minzara, di l'omità. Minzara, oia mamma mia. Ma ponimenti a papu, la sala di Basecca, la fa per un coccoino e cosa chi...